Eccoci. Davide Di Molfetta, complimenti perché avete lottato su un pantano, lo dicevo prima anche con il mister, tu sei stato proprio un emblema della volontà, della voglia di lottare, tu sei un giocatore molto tecnico, però non hai avuto problemi a tirar fuori la sciabola e lottare in questo diluvio universale. Sì, secondo me abbiamo fatto una partita incredibile, l'abbiamo preparata bene sotto tutti i punti di vista, sia fisicamente, tecnicamente, abbiamo avuto proprio voglia, siamo stati superiori su tutto e abbiamo dimostrato di essere una squadra importante, siamo ancora vivi, però il nostro percorso purtroppo inizia adesso perché abbiamo buttato via troppi mesi e quindi dobbiamo continuare su questa strada e come ho detto appena iniziato. Avete ritrovato lo spirito giusto anche dopo il derby contro la Pistoiese, vi vediamo molto compatti, mi ricordo tempo fa anche Melgrati che disse qui chi non ci crede è bene che vada via, quindi mi pare di capire, a parte l'incidente di Pistoia, che tutti voi ci crediate, anche proprio l'unità nel vedervi abbracciare con così tanta intensità anche dopo i gol lo stia dimostrando. Certo, ma infatti io anche nell'intervista di settimana scorsa ho detto che dovevamo tirare fuori l'orgoglio, tutti noi dovevamo tirare fuori l'orgoglio, dovevamo farci un esame di coscienza dopo la sconfitta contro la Pistoiese, e così è stato, e ognuno di noi oggi ha dimostrato, come ho detto prima, di essere squadra, ha dato 110% e abbiamo lottato su ogni pallone come se fosse l'ultimo, e quindi speriamo di andare avanti così, dai. E con un tavano ritrovato. Cioè, devo fare i complimenti a Ciccio perché veramente è un giocatore sia come uomo che come giocatore fantastico, perché non ha mai mollato, è sempre stato zitto nonostante le scelte degli allenatori di non farlo giocare, ha sempre lavorato duramente, non si è mai lamentato e quando c'è stata l'opportunità l'ha sfruttata al massimo e quindi è ovvio, io non sono nessuno per fargli complimenti a lui, però è veramente un grande.